Oggi prepariamo la vellutata di zucca e poi ti racconto un po' di cose interessanti sulle pentole della cucina naturale. Vai con la sigla! Ti farò scoprire che la cucina naturale è buona per la tua salute e la tua energia, ma è anche semplice, gustosa e divertente. In questo episodio ti insegno a preparare una vellutata di verdura. Oggi prepariamo una vellutata di zucca con un po' di zucchine e di carote. C'è una zucca di due varietà, guarda, innanzitutto sono due varietà, una più chiara e una più scura. Adesso incominciamo ad andare verso la zucca estiva e quindi soprattutto qui a Malta trovo delle zucche molto speciali. Un'alternativa alla zuppa, è sempre buona per il fuoco digestivo, forse un pochino meno curativa della zuppa con le alghe, con i pezzettini di verdura. Quindi se hai tendenza al gonfiore addominale, non fare troppo spesso la vellutata rispetto alla zuppa a pezzettini. Però la zuppa calda, la vellutata calda prima del pasto, può la stessa funzione della zuppa, quella di, come dire, di rinforzare il fuoco digestivo, preparare lo stomaco alla digestione, rilassarlo e farti mangiare con meno ansia, con meno agitazione. Quindi vediamo un pochino cosa ci occorre. Verdura tagliata a pezzettini, prepareremo adesso un pochino di cipolla e poi un po' d'acqua e le spezie. Allora, inizia subito col mettere le verdure nella pentola, una bella pentola d'acciaio. Dato che frulliamo tutto, puoi aggiungere la cipolla veramente a grossi pezzi, perché tanto non si noterà alla fine. Versa l'acqua e copri le verdure, non esageratamente, perché la vellutata è bella, non deve venire un brodino, deve venire una crema. Quindi, e tieni presente che la zucca un po' tira fuori acqua, quindi coprila quasi d'acqua, aggiungi sicuramente le spezie che sono curcuma, curry e un pochino di cumino in polvere. Non mettere mai le spezie insieme nella vellutata, perché ti senti quei semini sotto la bocca che non sono gradevoli. Anche se la vai a frullare è difficile disintegrare completamente i semi. La vellutata è pronta per essere cotta, quindi non dobbiamo fare altro che prendere la pentola e portarla sul fuoco. Ecco qui, come vedi l'acqua sta praticamente bollendo, quindi possiamo chiudere e lasciar cuocere 20 minuti e torneremo a trovarla. Sono passati 20 minuti, la nostra vellutata è pronta, abbiamo spento il fuoco e possiamo andare a frullare. Versa la zuppa, falla prima raffreddare poco poco, no? Come abbiamo fatto adesso. Poi versala nel frullatore. Per ora non c'è né sale né olio, solo verdura, acqua e spezie, quindi anche una zuppa molto delicata. Ora andiamo a rimettere, aggiungere il sale e l'olio. Allora, puoi mettere 2 cucchiaini di brodo in polvere, non lesinare nell'olio. Perché l'olio dà quella consistenza cremosa, proprio di vellutata. Si emulsiona con il sughetto della zuppa, diventa delizioso. Chiudi. E iniziamo a frullare. Adesso ti faccio vedere questo Vitamix. Questo è un frullatore un po' potente, quindi il rumore è un po' forte. Iniziamo gradualmente. Vellutata fatta,
travasiamola nella pentola. E prepariamo il nostro bel piattino. Versa un cucchiaio di vellutata. Puoi decorare con un pochino di pistacchi che sono buonissimi con la vellutata. Con del prezzemolo. Ed è pronto il piatto. Buon appetito! Aggiungi sempre dei semi oleosi, guarda, divini. Deve essere dolce e salata al tempo stesso, non deve essere troppo dolce e troppo salata, mi raccomando. Segui attentamente la ricetta. E provala con gli ospiti perché è buonissima. Vediamo un po' cosa ti posso raccontare sulle pentole che ti possono servire. Ah, davvero, sulle pentole conviene non risparmiare, perché le pentole determinano molto, influenzano molto il tipo di cottura. Innanzitutto fai piazza pulita di tutte le pentole di teflon, di tutte le pentole non antiaderenti, delle pentole di alluminio, via, via tutto quello che hai di questo genere, perché quel materiale passa tutto nel cibo e diventa estremamente tossico. Invece incomincia a comprare, non è una cosa che costa tantissimo, una bella batteria di pentole di acciaio. Semplici pentole di acciaio con le quali vari formati, come questo piccolino con cui puoi cucinare delle zuppe per esempio, anche dei piccoli cereali. La cosa importante, e te lo dovrei far sentire, è che questa pentola è un po' pesante, ha un fondo spesso che permette al cibo di non attaccarsi, soprattutto ai cereali, quindi procurati dell'acciaio che non sia leggerissimo, che non si attacchi immediatamente, perché devi cucinare anche i cereali integrali e quelli richiedono veramente un fondo spesso. Quindi pesali, soppesa il tegame e guarda che sia effettivamente di buona qualità. Non te ne servono tantissime, una padella larga, un paio di pentole magari per cuocere a vapore, per cuocere con zuppe e cereali un po' più grandi, un paio di pentole piccoline, non ti serve molto altro. Mi raccomando, sempre con i coperchi, non fare l'errore di comprare le pentole e di non comprare i coperchi, perché i coperchi servono, sono tante cose che assolutamente devono essere cotte coprendo un attimino. Quindi questo per quanto riguarda l'acciaio. Poi, se riesci, se puoi, procurati una batteria di pentole di terracotta naturale. Queste sono delle pentole un po' speciali, le trovi sul sito di Mercola in America, ma le vendono anche in Inghilterra. Puoi trovarle da rivenditori cercando un po' su internet, c'è qualche rivenditore che le distribuisce anche in Europa. Perché ti dico non in America? Perché dall'America un pochino, come dire, vengono fermate alla dogana e si spende un pochino anche di dazio doganale. Però sono delle pentole molto interessanti perché hanno una terracotta innanzitutto è resistentissima, pur non avendo il piombo. Perché il problema delle pentole di terracotta è che se non usi il piombo normalmente vengono a diventare molto delicate. Invece queste pentole sono un materiale naturalissimo, molto resistente, tu conta che puoi metterle subito a una temperatura alta senza nessun problema. Mantengono il calore a lungo, non attaccano come una pentola antiaderente e le lavi in lavastoviglie. Guarda, sono una comodità incredibile. Tra l'altro trovi queste pentoline così carine piccole, ce n'è anche una piccolina per cuocere l'uovo, poi ci sono delle pentole più larghe tipo padella, delle pentole più alte per cuocere una zuppa, e quindi ne ho una, però non ce l'ho qui, ce l'ho in Italia, bellissima, me la devo portare qua, che è una specie di wok grande, molto molto bella. È vero che è pesante, però quando cucini lì dentro e hai un po' di amici è bellissima.
Per finire, dato che lo so che le pentole antiaderenti hanno quella fantastica cosa di non attaccare mai, c'è un'alternativa naturale che puoi usare. Queste pentole sono di bachelite naturale, che è un minerale lavico che non attacca assolutamente, ma non contiene nessun tipo di sostanza chimica né derivati del petrolio. Le trovi su Amazon e si chiamano Zeri, la marca si chiama Zeri. Adesso ne fanno anche una versione, questa è una versione un po' più vecchia. Non tagliare mai qui dentro, cerca di non rovinarle, ma adesso ne fanno una versione ancora più resistente con un fondo spesso zigrinato, molto molto buono. Io in Italia ho preso quelle e sono veramente molto molto buone. Direi che queste sono le tre pentole di base che ti possono servire nella cucina naturale, che fanno veramente la differenza. Non risparmiare sulle pentole. Questo è solo un esempio di come può essere gustosa e creativa la cucina naturale. Il mio consiglio è quello di divertirti. Sperimenta, osa, non ti far bloccare dai soliti gusti e dalle solite abitudini, ma fai esplodere la tua energia personale. E soprattutto seguimi, perché ti insegnerò tutti i miei segreti e fornelli. Ciao e arrivederci alla prossima puntata.